Sono Brugnaggi, eccolo qui. Buongiorno. Allora, grazie a tutti quelli che hanno votato per me. Chi sono? Te lo dico. Sono 35. Bravi. E 18 hanno votato la banda. Va bene. Quelli che hanno votato per me verranno tutti con me a Disneyland Paris. Gli altri no, mi dispiace. Così vi imparate. Pago io, certo, a tutti quanti. Tutti, padri, madri, fratelli, sorelle, nonni, zii, tutti andiamo, va bene? Tutti. Tutti i paesi allora, grazie tanto, sono molto contento. Sono molto contento, uno, perché è il primo premio che io vinco come scrittore di libri. Quindi è un premio molto importante che per tutta la vita resterà nel mio cuore. Grazie a voi. E due, perché il premio me l'avete dato voi, che siete i lettori. E non, cioè, quelli proprio per cui io ho scritto il libro. Quelle persone a cui io ho pensato mentre lo scrivevo. Quindi sono contento che vi sia piaciuto. A questo punto vi farei un altro urlo, se è possibile. Così mi piace. Oh, grazie. Però a questo punto, siccome anche l'altro libro ha ricevuto tutti questi voti, mi toccherà leggerlo per capire come mai anche quello vi è piaciuto tanto. Se no qualcuno di voi dopo me lo verrà a spiegare. Vabbè, qualcuno però l'ha votato, anzi, bisognerà che dopo me lo raccontiate. Dopo, chi è che di voi mi viene a raccontare la storia dell'altro libro? No! Chi è che ha voglia di venire qui e dirmelo? Vieni tu! Lei! Oh. Un applauso alla signorina qui! Buongiorno! Come si chiama lei? La dottoressa Anna o è principessa? Principessa? Principessa. Dottoressa, allora dottoressa Anna, prego. Allora vieni, accomodo qua, si vuole accomodare lei? Sei sicura? Va bene, allora, dottoressa, di che parla quest'altro libro? Parla di una banda di bambini che vivono in un palazzo e c'è questo signore che li ostacola. Si chiama? Buzzicone, che significa grassoccio. E a Roma ho capito, buzzicone a Roma significa ciccione. Esatto. E questo buzzicone si capisce che ha dei segreti, fa delle cose che non dovrebbe fare. No! Fa le puzze? Tropicali, anche rari, e dopo li vende. Questi bambini lo scoprono perché sentono dei rumori, poi vedono le... E come va a finire questo libro? Perché dopo capire la puzzica! Aspetta, vieni qua! Grazie Francesco! Chiamo Francesco, lui ha detto giusto? Dottor Francesco? Allora, dottor Francesco, zitti la... Scusate, sentite il finale, la parte più importante. Senti anche tu se dice giusto, eh. Allora, com'è il finale di questo libro? Che succede? Che Buzzico e che i bambini fanno una trappola per Buzzicone. Fanno una trappola per Buzzicone? Sì! Ha detto giusto? Sì! Aspettate, e poi come va a finire? Gli animali muoiono tutti? No, mi sembra... Lasciatelo concentrare, aspettate un attimo. Li lasciano, dopo i bambini lo convincono e li lasciano. Lo riportano nella roba. Ok, un applauso al dottore qua. Tornate presto, eh. Fate tempo, dottore. Allora, prima di proseguire, chi è bravo e silenzioso viene a Disneyland con me. Ok, facciamo una cosa, finiamo la parte ufficiale. Allora chiamiamo l'assessore alla cultura Herman Castellan. Lei premierà. Sei triste, l'ho vinto io.
No, sì, sicuro. Che premierà Nicola Bromialti. Allora, il premio consiste anche qui in una pergamena in cui voi ragazzi dell'Altopiano nominate lui come lo scrittore, il migliore scrittore fra i 5 selezionati, il suo libro è il miglior libro e poi un'altra piccola, un altro piccolo omaggio ma che illustra Herman. Allora, leggiamo la pergamena che tutti voi ragazzi date a Nicola Brunialti. Gli scolari della scuola primaria dell'Altopiano della Paganella nominano Pennino Finnegan e la fabbrica di baci di Nicola Brunialti miglior libro della selezione 2010 per la scuola primaria. Questo è l'attacco in camera da letto, sopra il letto l'attacco. Così quando vado a dormire me la guardo. Dopo l'orso d'oro! Come amministrazione di Andalo siamo lieti di donare questo simbolo che rappresenta il nostro comune e da quello che so Nicola apprezza molto gli orsi, quindi. Adesso direi che siamo pronti per leggere alcune delle critiche più incisive sul nostro amico Nicola qua. Adesso leggiamo le critiche, vediamo, perché io voglio leggere anche quelli a cui il libro non è piaciuto. Dopo devono venire qui a spiegarmi come mai non gli è piaciuto. Certo, come sapete i protagonisti del premio siete voi, infatti. Quando abbiamo concluso la raccolta delle schede che voi avete preparato, le abbiamo passate tutte a lui. Le ho lette tutte quante. Quindi, sia le belle e le brutte. Sia chi ha criticato bene il libro, nel senso che gli è piaciuto e quindi l'ha detto, sia chi non gli è, non ha assolutamente apprezzato, insomma. C'è qualcuno che gli ha fatto schifo proprio. Gli ha fatto veramente schifo. Bene. Qualcuno Nicola ha detto proprio, io non lo leggo, proprio manco l'ho cominciato praticamente. Già la copertina mi aveva fatto schifo, già il titolo. Io non lo... Quindi Nicola ha scelto i due vincitori, due dei quattro vincitori, due dei quattro ragazzi che hanno in qualche modo prodotto i commenti più importanti. Facciamo leggere a lui magari le critiche che ha scelto. Va bene, questo? Allora, sentiamo cosa diceva questo. Mi è piaciuto o non mi è piaciuto perché? A me è piaciuto tantissimo il libro perché è divertente e allo stesso tempo ti fa imparare che devi andare sempre avanti e non fermarti davanti ad un ostacolo della vita. Sarebbe un mondo perfetto se tutti facessero come Pennino, che ha fatto di tutto per far contenti sua madre e suo padre, che gli hanno dato sempre affetto nonostante la sua pagella. Chi è che l'ha scritto questo? Qualcuno si riconosce? Alzi la mano! Altrimenti lo diciamo noi, Chi è? Inizia con la D il nome. Dimitri! Uno che si chiama... Debora! Dimitri! Posso dire? Diciamolo. Dimitri! Lo vediamo sul palco. Dimitri, vieni! Dimitri!